Era tipo metà, dai, si rende che metà adesso. Posso bene? No, normalmente oppure che vai! 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 La ricerca di spesso è una cosa, è un soccorso utilissimo, è uno dei più difficili. Abbiamo detto, non presenta, non ci serve attrezzatura particolare. Tra una cartina, un GPS e una radio. E poi possiamo cercare chi vogliamo. Indipendentemente dal tempo e indipendentemente dal luogo. Guardate bene, vedete che ci sono tanti cassetti, tanti sportelli. Ogni contenitore contiene le cose essenziali per l'ambulanza. Ok? Codice rosso, cosa vuol dire? Mi fa tanto male. Codice giallo? Se vedo passare un'ambulanza per strada e non ha le sirene e i lampeggianti... Codice verde, molto bravi. Vi aspetto l'uscita dall'altra parte. Vedi, qui c'è il posto dove si siede o il soccorritore o il parente del paziente. Vedi, questo è l'aspiratore, il saturimetro e le mascherine. Giralo quel sacchetto, così. State qua per favore, ragazze. State qua. Un altro sacchetto. Vado? Vai. Vieni avanti. Sei arrivato tu. Dai, mettili giù. Qui. Sono le 11, come stagione l'altra volta. È la mascotte. È la mascotte. Le manine. La faccia. Io lo chiedo. Io mi chiamo Alberto. Sono responsabile del servizio del soccorso tecnico. Soccorso tecnico comprende taglio delle piante e l'idrogeologico. L'idrogeologico siamo quelli che arriviamo quando ci sono le esondazioni dei fiumi. Quando ci sono gli allagamenti delle cantine, delle case, arriviamo noi. Se peschiamo acqua nelle case o nelle cantine, usiamo questa. È una motopompa. O se no usiamo delle idrovore, che sono delle pompe ancora più grosse. Si lavora solo ed esclusivamente in sicurezza. Sicurezza vuol dire guanti, casco, scarpe antinfortunistiche. Per chi va vicino ai fiumi, va vicino su dei muri, deve andare dei posti pericolosi, ci si imbraga come sono imbragato io, con un operatore, io vado sul posto pericoloso, io chi ha sull'imbrago, e l'altro operatore mi tiene in sicurezza con delle corde. Chi fa sicurezza normalmente sono quei signori che sono là di dietro, che fanno la telesferica. Loro sono brevettati per fare sicurezza. O se no, noi se non ci sono facciamo autosicurezza. Un mio operatore mi tiene in sicurezza. Abile, provincia di Crema. Provincia di Crema. Allo te, Gio. Vai. Sì, QSL, perfetto. Allora, bravo Tango, India Zulu 2, Lima Papa Whisky, portati le due. Guarda, Giovanni, te lo passo subito, che fra l'altro siamo qui insieme. RXU, a te il cambio per BBT. Mobile 2, sono qui nel centro trasmissione mobile del comune di San Giuliano, che stiamo facendo un'istruzione volontario per un giorno ai bambini, a 80 bambini di una scuola alla Cavalcanti di San Giuliano Milanese. A te Stefano, buongiorno, bravo Tango RX. Posso andare? Sopra questo. Ok, vai. Fatto? Avete già fatto, siete a posto. Vieni, vuoi l'acqua? Federico vuoi l'acqua? Vieni qua. Io l'acqua. Acqua, ragazzi.
Abbiamo organizzato questo incontro con la Protezione Civile, è un'attività che si ripete ogni volta in quarta e quest'anno è capitato alle quarte della Scuola Cavalcanti. Siamo molto orgogliosi di poter partecipare a questa iniziativa perché per i nostri ragazzi è un momento di crescita importante e soprattutto imparare a fare il volontario dovrebbe aiutarli a capire che cosa da grandi possono dare anche agli altri. I ragazzi come rispondono a questa iniziativa? Allora, questa iniziativa hanno risposto molto bene in quanto hanno partecipato quasi la totalità dei ragazzi. In particolare abbiamo anche ospiti della scuola Montessori, di alcuni ragazzi di quinta e altri ci sono le cresime così, quindi è stato un po' difficile magari per loro venire oggi. Però hanno risposto molto bene, sono molto entusiasti, eccitati delle... E il Presidente del Consiglio dà un bacio alla referente di questo progetto che è stupendo. Certo, esatto, lo stavo proprio dicendo. Esatto. L'iniziativa è bellissima, sia per i bambini sia per gli adulti che partecipano. Molto utile e molto divertente. I volontari sono molto gentili e competenti e spiegano ai bambini tutte le attività che svolge la Protezione Civile. E i bambini ovviamente si divertono e imparano qualcosa di utile e passano una giornata bellissima insieme. Lei è un genitore? Sì, 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 sono la mamma di un bambino che frequenta la quarta elementare qui alla scuola Cavalcanti. Brava, vai. Basta. Tu sali. Basta, stringi. Basta, ok, svita questo. No, devi sollevare ancora. Deve il più in alto possibile devi arrivare. Basta, stringi. Basta, basta. A cosa servono le corde? Perché se io faccio così, questa qui cade, però se di là tengono, non cade, hai capito? Allora adesso andiamo a mettere queste quattro corde in modo che non si ribalta. Allora voi tenete fermo, voi dovete tenere fermo questo e loro cominciano a posizionare i picchetti. Tieni la corda te. Ora, andiamo? Abbiamo organizzato un campo per ragazzi della quarta e quinta elementare di due scuole di San Giuliano dove stiamo simulando un terremoto nella nostra città e in conseguenza del terremoto ci possono essere degli incendi, delle esondazioni di fiumi, ci possono essere crolli di case, ci possono essere dispersi, ci possono essere persone che devono essere aiutate dai sanitari e abbiamo organizzato appunto 7 isole dove ci sono volontari che insegnano come fare ad intervenire per la ricerca dei dispersi, per le comunicazioni radio che non possono avvenire a mezzo telefonico perché in caso di terremoto i telefoni non possono essere utilizzati. Abbiamo una stazione con i sanitari appunto che intervengono per chi si è fatto male, abbiamo una stazione dove si insegna a costruire un campo per rifugiati, una tendopoli appunto, un'altra stazione dove dimostriamo ai ragazzini come si interviene per spegnere un incendio e niente, un'altra stazione dove facciamo vedere come si arginano eventuali esondazioni di fiumi e questo serve per far vedere intanto ai ragazzini delle scuole elementari cosa fanno e come intervengono in questi casi di calamità i volontari di Protezione Civile. I ragazzi oggi sono qui e sono volontari per un giorno, dormiranno in tenda con noi e vivranno quella che è la vita che quotidianamente fanno i volontari di Protezione Civile in caso di emergenza. Entra l'aria dal naso, va nei polmoni, nei polmoni hanno un lavoro importantissimo, devono lavorare insieme, entra l'aria e esce poi l'anidride carbonica. L'anidride carbonica sapete che cos'è? Che è quella che non ci serve. Il rifiuto, bravissima. Vi aiuto, mettiamo qualche letterina? Sì. È qualcosa di freddo. Ghiaccio! Oh, bravissima. Pizza. Dai, dai. Alessia.
con l'H al posto giusto, che brava! In ambulanza non abbiamo il... Dove lo trovate il ghiaccio? Frigo. In frigo, ok. Dato che in ambulanza il frigorifero non ce l'abbiamo, meglio il freezer. Ma siete bravissimi! Sono delle bustine che possono essere conservate a temperatura ambiente, nella temperatura che c'è. Esatto. E che se le toccate non sono fredde. Senza schiacciare tanto, adesso arrivo da qui, senza schiacciare tanto. Senti che c'è una bolla d'aria, se non schiacciate tanto. Ok. Finite anche voi. Finite. Adesso Ilaria, no, non schiacciate tanto. Sì. Schiacciatelo un po', piano piano, però delicati. Ok. Adesso Ilaria, con tutte e due le manine, schiaccia forte forte sulla bolla d'aria. O se no fai così. O se no gli dai i pugni, come vuoi. Brava. Vediamo. Dammi. No. Vai, schiaccia forte. No, no, col pugno sotto le dita. Avete visto? È gelato. Ora. Adesso si è? Congelato. Vediamo. Vero, sì. Ah, vero. È una magia. Aspetta. Le mani dentro nel sacchetto, qua. Questa qua lo prendi per così. Ci infili dentro le ditina qui. Ecco, hai visto che lo tieni aperto? Uno. Ok. Sta riprendendo più. Adesso aspetta, fermo, fermo un attimo che sono con questi lacci. Ah, sì, dai. È gigante. Girati. Che figo. Questa leva vedi che si muove? Allora così fa l'acqua, così fa l'acqua ombrello, perché quando ci si avvicina al fuoco bisogna tenere a ombrello perché ti ripara dal calore e dalle fiamme che al limite vengono. Appena sei vicino al fuoco, tu tiri la leva, viene fuori un getto ed è quello che va a spegnere il fuoco. Però non in alto, il fuoco parte sempre dal basso, capito? Perché devi andare, vedi com'è. E devi andare a spegnere il fuoco. Adesso ci avviciniamo a ombrello. Io! Qui c'è ancora a schiacciare. Iniziativa bellissima, che sono molto contenta che possano fare un'esperienza del genere.